cose positive che porto a casa sono che noi stiamo migliorando nella fase di non possesso. E quindi 90 mercoledì più 95 oggi erano 180 minuti senza prendere gol, al di là dell'episodio finale sul calcio di rigore. Quindi questa è una tendenza sulla quale abbiamo ragionato, non lavorato, perché lavorare nelle settimane in cui si gioca tre partite non è facile, ma sulla quale abbiamo ragionato e sulla quale i ragazzi sono convinti e stanno venendo dietro. Abbiamo fatto anche buone cose sul piano della proposta di gioco. Secondo me dobbiamo occupare un po' meglio l'area quando sviluppiamo, perché molti palloni che passano possono, come il gol ha dimostrato, possono essere attaccati con la determinazione e la lucidità giusta per poi trasformarli in chiare occasioni da gol o in gol. Ebbene, poi l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto dal punto di vista dell'aiutarsi, del collaborare, del lottare. Questa è una componente importante. È un gioco di squadra e gli errori individuali ricadono sulla squadra come le prodezze individuali ricadono sulla squadra, e quindi noi dobbiamo accettare sia le belle giocate individuali che gli errori individuali. Non si mette la croce su nessuno. Poi è chiaro che il morale del post partita è un morale basso perché è legato all'episodio finale, però questo non cancella le altre cose. Questo ti toglie due punti e ti dà fastidio, ma questo non fa diventare peggiore la prestazione che c'è stata fino a quel momento lì.